30% in meno sul fatturato. Il peso delle tasse è altissimo e imprese che nel Lazio continuano a chiudere. Questo è il quadro che è emerso dall'indagine presentata dalla CNA durante il congresso per il rinnovo degli organismi associativi romani, che vede riconfermato Erino Colombi presidente. Oltre alla crisi, ripartiamo dal fare, è lo slogan dell'evento che ha visto il mondo degli imprenditori interfacciarsi con quello delle istituzioni, al fine di riprendersi dal momento negativo che si sta vivendo, come hanno sottolineato il presidente Colombi e il direttore Lorenzo Tagliavanti. Ci vuole coraggio, non ci manca, siamo ancora in piedi, servono spalle dritte, ma oggi abbiamo detto che con le nostre forze, le istituzioni che debbono avere il loro ruolo e devono iniziare anche loro a darsi da fare, a darci una mano a fare anche a noi. Tra le nuove generazioni, soprattutto quelli della web generation, delle nuove tecnologie, trovano spesso la voglia di portare questa loro passione nell'attività imprenditoriale, quindi sta nascendo una nuova leva di giovani imprenditori a cui noi guardiamo con grande interesse. Per l'assessore capitolino alle attività produttive Marta Leonori è giunto il momento di confrontarsi con le PMI per trovare un accordo su come modernizzare le regole che le riguardano. È avviato un tavolo di lavoro in regione per rivedere il testo unico del commercio, il testo sull'artigianato, e anche noi con amministrazione capitolina rivedremo tutte quante le regole. Dello stesso parere il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha affermato che entro la fine dell'anno confida di approvare la legge sull'artigianato che garantirà la semplificazione nel settore. Fiducioso di una ripresa economica e produttiva delle imprese nei prossimi anni, anche Giuseppe Roscioli, presidente di Confcommercio Roma. Dobbiamo, secondo me, creare quelle condizioni, pur sapendo che non ci sono molti capitali a disposizione, ma cercando di mettere a punto quelle condizioni affinché quando arriverà la crescita noi potremmo approfittare di questo momento anziché rimanere impelagati in questa situazione un po' impantanati nella quale ci stiamo trovando adesso tra il bilancio del Comune di Roma, il governo e tutte queste altre situazioni.